ha registrato con il cellulare il suo omicidio. Così la versione dell'ex compagno che aveva inscenato un suicidio si è rivelata priva di fondamento. Non si è uccisa Nicoletta Rotaru, 37 anni, trovata morta in bagno nella sua abitazione di Abano Terme l'estate scorsa, ma, secondo chi indaga, è stata uccisa da Eric Zorzi, 42 anni. La verità è in un file audio nel cellulare della donna, acquisito dagli inquirenti che adesso hanno arrestato l'uomo. Lei registrava le violenze e le minacce ripetute del compagno. Gli insulti, le botte. Eric, ti prego, smettila. L'ultimo grido di Nicoletta registrato dal suo telefono. È l'alba del 2 agosto 2023. Al 118 arriva la chiamata di Zorzi. Mia moglie è chiusa in bagno da 2 ore e non risponde. Ho paura che sia morta. Quando i soccorritori arrivano, sfondano con troppa facilità la porta del bagno, così riferiranno i carabinieri, che è chiusa dall'interno con un piccolo chiavistello. Un particolare che verrà messo a verbale da subito. Nicoletta è a terra, il corpo in un angolo, attorno al collo una cintura di pelle, la fibbia all'altezza della nuca. Nessun segno di violenza o di effrazione. Il medico legale cataloga la morte come gesto estremo. Ma qualcosa non torna. Quella porta, con il pannello centrale in legno caduto dopo una piccola pressione. Come se qualcuno lo avesse riattaccato, riferisce un infermiere. Troppo strano, secondo chi indaga. La verità emergerà un anno dopo, dal cellulare di lei, che era solita registrare le ripetute violenze di Zorzi. E anche quella sera l'aveva acceso, registrando la sua ultima notte di violenze. L'aggressione in camera da letto, la sua stessa morte. Il compagno che trascina il corpo in bagno, poi smonta e rimonta velocemente il pannello della porta, lui che è esperto di bricolage, per poi chiamare i soccorsi e inscenare il finto suicidio della compagna. Ma Nicoletta non si sarebbe mai uccisa, sono convinti gli amici. Era felice, aspettava breve di firmare un contratto a tempo indeterminato e di partire per le vacanze con le figlie e il nuovo compagno. Sarebbe dovuta partire 3 giorni dopo la notte dell'omicidio, il 5 agosto. Quelle violenze andavano avanti da tempo. I carabinieri lo sapevano bene, erano intervenuti 8 volte in quell'abitazione nei 2 anni precedenti. Quei file, adesso, sono la prova schiacciante per Zorzi, che il 17 settembre prossimo comparirà davanti al giudice per rispondere di omicidio aggravato. Le volevo chiedere se ha mai visto i carabinieri qui, appunto. Molte volte, sono stati chiamati molte volte. Alcune volte è venuta anche l'ambulanza. E i carabinieri li ho visti anche situazioni abbastanza dinamiche. Tipo? Tre carabinieri che scavalcavano le mura, chiamati per intervenire. Chiamati da voi? In quell'occasione da tutti noi, insomma. E proprio perché c'erano già precedenti, cioè quando c'era l'ambulanza, quindi c'erano anche atti di violenza. E poi urla, eccetera, e quindi molte volte c'è stato l'intervento dei carabinieri. E la cosa che ci ha stupito molto è che non c'è stato seguito. Cioè la ragazza era evidente, c'erano tutte le indicazioni per capire che la ragazza doveva essere protetta. E altra cosa, non si è capito perché lui non sia stato obbligato a stare lontano da lei. Anni fa non era così la situazione. La situazione si è deteriorata fino al punto che non capivamo perché nessuno intervenisse. I genitori di lui, che sapevano di questa vicenda come lo sapevano tutti i vicini, non sono mai intervenuti per proteggere le nipoti, questa famiglia, questa donna. Ho visto delle situazioni nella quale ha subito anche la madre. Ripeto, io insisto su sto punto, ho visto tante volte gli interventi anche rocamboleschi, come li ho detto, i carabinieri, non ho capito perché non si è fatto nulla. È uno di quei tanti casi dove diciamo potrebbe essere viva.